Meno due giorni alla gara della verità. Pescara Cittadella è un match spartiacque per il Delfino e in particolare per Massimo Oddo. La necessità è quella di invertire la rotta al più presto per lasciarsi alle spalle una delle più brutte partenze di campionato della storia del Pescara. Massimo Oddo è più che mai sotto i riflettori perché un'altra prova negativa ne comporterebbe l'esonero. Beppi Pillon è alla finestra in attesa di eventi e il tecnico di Preganzioli è il principale indiziato per un eventuale avvicendamento. Oddo e il Delfino si giocano tanto contro quella che è la bestia nera dei biancazzurri, che in generale non battono il Cittadella dal 2013 all'Adriatico dal 2011 e che negli ultimi sei precedenti ha raccolto altrettante sconfitte. Eppure queste statistiche sono le cose che preoccupano di meno. Quel che è più da temere è che il Cittadella è una squadra forte che ha sì i suoi pilastri di lunga data, Iori è il principale riferimento, ma che ogni anno riesce a valorizzare in poco tempo nuove risorse quando altre vanno via. Venturato quest'anno, ad esempio, ha perso Diò, ma si sono già messi in evidenza giocatori arrivati dalla C, come l'attaccante italo-nigeriano Ogunseye, compagno di squadra di Seter nell'Olbia, il centrocampista Pavan, ex Renate, il centravanti italo-camerunense Chajou, dalla primavera del Milan. Inizio di campionato molto positivo, nonostante la prima immeritata sconfitta di sabato scorso contro il Monza. 10 punti nelle prime 5 partite e un match da recuperare, quello con la Reggiana. Insomma, una squadra da parti alte della classifica. Da valutare se ci saranno il tecnico Venturato e l'esterno Donnarumma, risultati positivi al Covid una settimana fa. I test rapidi dello scorso lunedì sono risultati negativi per tutto il gruppo e anche per loro. Ed ora si attendono responsi dai tamponi molecolari. In casa Pescara c'è attesa per capire quali saranno le mosse di Massimo Oddo dopo le esclusioni eccellenti di Lecce, ufficialmente motivate da problemi fisici e la necessità di riguadagnare la migliore condizione. Assente Drudi, sembra da escludere il recupero di Bocic e Bocchetti e alla lista degli indisponibili si è aggiunto anche Omeonga. Da valutare Riccardi Asensio, lo spagnolo, se ci sarà, andrà al massimo in panchina, mentre saranno a disposizione gli esclusi Valdifiori e Galano. La nota sorpresa di Via del Mare è stata Dejan Vokic, il trequartista sloveno di proprietà del Benevento e la tentazione per il tecnico pescarese che potrebbe buttarlo nella mischia dal primo minuto a supporto, con Maestro, dell'unica punta Seter. Nel caso, panchina per Galano. Per il resto l'impianto di gioco dovrebbe essere quello di Lecce, con Oddo chiamato a decidere se fa ricorso a qualche senatore in più, Scognamiglio, Memusciai, Busellato, Valdifiori, o se proseguire con la linea verde. Direzione di gara affidata ad Alberto Santoro della sezione di Messina, primo anno in B e senza precedenti con entrambe le squadre. A proposito di arbitri, nell'assemblea di ieri la Lega ha ufficialmente introdotto il VAR dalla prima giornata di ritorno di questo campionato. Ora inizieranno gli incontri con gli arbitri per la operatività, fa sapere la Lega. Soddisfatto di questa decisione il presidente Mauro Balata, che ha lavorato per l'accelerazione del processo. È una decisione epocale, dice Balata, che rende il nostro campionato ancora più moderno e in linea con le esigenze dei tifosi e dei nostri partner.